Abbiamo avuto veramente poco tempo per preparare questa partita che, come quelli che fanno il mio lavoro definiscono la più importante, quella, la prossima è sempre la più importante, questa oggi per noi può dare valore alla vittoria di Sesto. Abbiamo dei giocatori che, avendoli fatti ruotare, sono comunque disponibili per la gara dal punto di vista psicofisico, solamente qualcuno ha fatto tutte le partite, queste tre consecutive, e quindi sappiamo che possiamo avere diverse soluzioni. Il Vinolef è un avversario molto complicato e siamo entrati nel momento decisivo. Dobbiamo ovviamente giocare per vincere, per iniziare il nostro girone di ritorno. Ecco, mi sembra che questa rotazione di cui lei parla, uno di quelli che ha quasi sempre giocato è Oscar Siafa, che ha giocato molto in queste ultime gare. Però è un giocatore che è cresciuto in condizione, a Sesto ha fatto una gran partita per la squadra, per se stesso, soprattutto per la squadra. Nel valutare queste rotazioni si tiene conto anche di aspetti come questo, cioè un giocatore come Oscar adesso diventa un po' difficile da sostituire. Lui è tornato dalla Coppa d'Africa dove ci eravamo già detti, era stato gli ultimi 9-10 giorni praticamente fermo. La prima partita l'ha fatta con il Mantova, poi l'Atalanta l'ha fatta quasi tutta, 10 dalla fine. Se vogliamo, paradossalmente era quello meno allenato o tra i meno allenati ed è uno insieme a Ciancio dei pochissimi che ha fatto tutte le partite. Si fa ragazzo intelligente, il problema di quando è tornato non era tanto la mancanza di condizionamento quanto è tornato e la testa non era ancora calata nella realtà che lui aveva lasciato perché è tornato dalla Coppa d'Africa un pochettino magari sull'entusiasmo, non ha ritrovato subito quello che sapeva fare e si è innervosito in alcune situazioni dove lui poteva fare meglio. Adesso sono passati altri 10 giorni, è dentro. Io valuto i giocatori solamente insieme allo staff medico se rischiano un infortunio o se non lo rischiano. Dopodiché inizia il mio lavoro di scelta e delle rotazioni. Ciancio è un altro ragazzo che sta giocando con tendine della mano rotta. Lo staff medico lo voleva operare, perché a fine di questo parliamo. Lo stop per ricostruire e ricucire il tendine sono 3 settimane. Il ragazzo non ha assolutamente voluto fermarsi, penso che questa sua disponibilità, ma soprattutto anche per lui è cambiato qualcosa nella testa, perché a parte il ragazzo come giocatore le ultime 2 partite ha dato il contributo sia tecnico-tattico che emotivo ed è tipico di quando sei in difficoltà o reagisci oppure si crea un'involuzione. Sono gli unici due che hanno fatto tutte le partite. Beh, il discorso del portiere invece come lo ha affrontato, sia con i ragazzi che nella sua testa? L'ho affrontato parlando come faccio sempre, noi abbiamo preso Spurio per fare il 12, Farroni per fare il primo, c'è stato qualche episodio dove magari Farroni è rimasto incerto, ho valutato che, ripeto, Spurio la prima volta che ha giocato si era fatto trovare pronto, ero sicuro che lo avrebbe fatto anche a Sesto, così è stato e adesso facciamo una valutazione, come si dice, step by step, dove la praticità deve essere la mia scelta, la scelta pratica, la scelta migliore per la squadra. Adesso la tabella sulla base di quello che era stato detto, cioè i 9 punti nelle 6, i 2 blocchi da 6, sono 3, quindi nelle prossime 5 bisogna farne ancora almeno 5. Ma io calcolo, l'ho detto poi a fine gara, no? Questo qui della Pro Sesto lo metto col punto preso con l'Arzignano e quindi vado a 4, sono in ritardo di 5 punti sulla prima colonna e devo fare in modo che questi 2-3 li riprendiamo nelle altre colonne per fare una cosa clamorosa che vuol dire girare a 24-25 punti girone di ritorno. Li spalmiamo sulle altre due, come tutti quelli in difficoltà devono per forza di cose adeguarsi e
quello che dobbiamo tenere in conto è che siamo a zero, perché l'Atalanta è nella nuova colonna, siamo a zero in una partita e ne mancano 5. Due cose, una su Potire, quindi mi pare di capire se ha detto valutiamo anche dal punto di vista della praticità step by step che è ipotizzato domani gioca Spuri, ecco infatti okay. E lei diceva sempre che dal punto di vista mentale è importante per la squadra sbloccarsi appunto, no, con la prima vittoria. Ora qual è il passo successivo che ha, come dire, voluto inculcare al gruppo in questi giorni? L'obiettivo adesso è lasciare l'ultimo posto, perché la matematica ci consente con la vittoria di saltare davanti alla Pro Sesto. Prima l'obiettivo era appunto, no, devo vincere una partita, e nel vincere una partita avevo messo attenzione ad andare in vantaggio, a fare gol, a cercare di giocare contro una squadra che vivesse comunque delle difficoltà. Così è stato, mi è piaciuto molto l'approccio, l'atteggiamento della squadra, 1-0 e poi 2-0, e devo dire che quello che mi ha dato molto fastidio e che ho detto nel cerchio a fine partita è che noi non possiamo 5 minuti dopo il gol preso prendere l'1-1 sulla palla inattiva così di facile lettura, perché Bruschi aveva, ripeto, calciato tutte le inattive fino lì, se sta fuori area c'è la possibilità che si faccia uno schema per mandarlo al tiro. Non l'abbiamo letta, abbiamo sbagliato, e questo ci deve far addrizzare subito le antenne, perché dalle rimesse laterali è scaturito il gol, dalla rimessa laterale è scaturita la traversa di Rossi, da delle punizioni contro e a favore sono scaturite delle ripartenze. La squadra stava crescendo già da altre settimane, perché col Mantova noi con diversi e tanti assenti abbiamo fatto una partita super, e questo era oggettivo sia nei dati che nella sensazione. Però non vincendo, non facendo punti, non te lo ritrovi. Siamo in crescita, dobbiamo continuare a lavorare sapendo che dietro l'angolo c'è l'errore. Questa è la cosa che dobbiamo tenere bene a mente. Domani è una partita che può veramente far accendere il nostro campionato. Ecco, è la terza in 6 giorni. Quindi il dosaggio energie, lei dice, abbiamo dosato, sono state fatte anche alcune rotazioni in alcuni ruoli. Questo le permette di dire squadra che vince non si cambia, o possiamo immaginarci qualche cosa, visto che Foresta ancora, come ha detto, non è disponibile, possiamo immaginarci qualcosa magari sfruttando le più scelte in avanti? Io non sono scaramantico, quello che penso è frutto di un ragionamento, a volte basato più sulla ratio e a volte intuito. Lavoro sulle caratteristiche degli avversari e cerco di mettere a disposizione dei miei giocatori delle situazioni dove hanno dei vantaggi. Questi sono i miei riferimenti. A proposito di questo, cioè del fatto che lei normalmente adatta anche le sue scelte sulla tipologia di avversario che affronta, il fatto che l'Inoleffe si presenti con un 3-5-2 la spinge verso qualche cosa di particolare, oppure semplicemente una situazione speculare magari? Ma no, noi per esempio con l'Atalanta che giocava con il doppio centrocampista abbiamo giocato con Femia per giocare dietro di loro, e fino all'espulsione eravamo, diciamo, in partita molto bene dal punto di vista del possesso. Con un giocatore lì fai anche meno fatica ad arrivare sui 3 di loro. In base alla situazione che si presenta c'è anche poi il momento della stagione e c'è la necessità che tu hai. Noi purtroppo abbiamo la necessità di dover sempre vincere, non possiamo fare calcoli, e penso che l'identità della squadra si stia ritrovando, anche i nuovi stanno arrivando a capire qual è la mia richiesta. È evidente che l'abilità e la fortuna di un allenatore è riuscire a far esprimere la squadra in maniera parallela a quello che è il proprio pensiero. Io ho sempre cercato una squadra propositiva che attacca e aggredisce l'avversario, e quando ha la palla cerca di andare sugli esterni a trovare le superiorità, a volte negli spazi intermedi, a volte negli spazi di profondità esterna.
abbiamo bene in testa cosa dobbiamo fare con l'Albino Leffe, che è una squadra comunque, come dice Leo, organizzata, un 3-5-2 che fa da tanti anni. Lì sono i giocatori che si adattano al sistema di gioco e consolidano magari delle abitudini o uno stile di gioco particolare. Dobbiamo pensare di imporre il nostro pensiero e dopo il nostro gioco. C'è magari il rischio, dopo aver superato anche brillantemente questo, come dire, questa svolta, no? Questa partita che era così decisiva per il campionato del restante mercoledì, ci sia una sorta di magari inconscia rilassatezza, no? Nel gruppo, oppure no? No, sono sincero, vale per le squadre top e quindi figuriamoci in Serie C. Quando devi vincere per forza, solitamente diventa veramente complicata. Quindi io penso che la squadra abbia dimostrato serietà e maturità nell'affrontare la partita di sesto. Sono sicuro che lo farà anche domani. La testa è fondamentale, si possono superare degli ostacoli impensabili con la motivazione. E però questo non basta, perché poi tutte le squadre sono motivate. L'Albino Leffe, non dimentichiamoci che ha una buonissima classifica, magari viene però da un periodo di un pochettino di calo, e allora saranno motivatissimi anche loro. Lì la differenza la fa chi fa meno errori e come si reagisce agli errori. Io ho chiesto questo alla squadra. Solo una cosa, ha sempre, come ha detto insomma anche mercoledì in conferenza, sentito la vicinanza della società anche prima di sesto. Sapevamo che magari un risultato che poteva non essere come è stato poteva farla traballare in panchina, invece l'ha sempre sentita la vicinanza della società? No, io sono sincero, faccio questo lavoro un pochettino, conosco le dinamiche. Quando fai un punto in sette partite, magari a chiunque può venire il pensiero, no? Che ci siano delle cose da sistemare. Sinceramente a me la società non ha mai detto nulla, sappiamo benissimo che i giornali a volte scrivono quello che vedono e a volte magari ci sono dinamiche differenti, qualcuno vuole disturbare, non c'è nessun problema. Io sono, ovviamente devo far parlare i risultati. Io però avevo detto che la società era vicino alla squadra, perché semplicemente era venuta in hotel a farsi vedere, a parlare, e penso che sia stato un gesto, voglio dire, non così scontato in un momento difficile, ma è venuta la società intesa come il presidente, il direttore Maione, è venuto il CDA, sono venuti tutti, il direttore sportivo, sono venuti tutti per stare vicino ai ragazzi. Io sinceramente, allenatore, quando la squadra vince merito dei giocatori, quando perde la colpa è la mia. Questo è il modo con cui ragiono. Poi oggi sappiamo anche che è una situazione particolare, perché giocheremo con una maglia celebrativa per il nostro club. È una situazione che la società ha voluto, che la sfera marketing sta sponsorizzando e sta cavalcando. Io penso che l'ambiente Alessandria si debba comunque sentire vicino alla squadra, perché questo è il nostro destino. È una società troppo importante per far sì che il campionato finisca a 12 partite dalla fine. Non esiste, è una nostra responsabilità dare tutto. I ragazzi in questo non mancano mai, però dopo la fine non basta, perché contano i fatti e i risultati, e quindi noi dobbiamo fare i punti. Grazie.